c'è qualcosa di magico nella voce femminile, c'è qualcosa di magico nel modo in cui si produce, si vibra nell'aria, nel modo in cui gli armonici salgono in alto, si intrecciano tra loro, si sovrappongono e ci restituiscono qualcosa davvero difficile da contenere nel concetto di bellezza. Qualcosa di molto simile lo racconta una pellicola del 1994, il titolo era Le ali della libertà. Si trattava di un film di Darabont con Tim Robbins e Morgan Freeman. Questo film era tratto da un breve racconto di Stephen King, Shawshank, contenuto nel suo libro, nella sua raccolta di racconti, Stagioni diverse. La scena era questa. Siamo all'interno del carcere appunto di Shawshank e ad un certo punto il personaggio interpretato da Tim Robbins ha un incarico all'interno degli uffici del direttore. Grazie a questo incarico un giorno decide di fare qualcosa di incredibile. Collega al giradischi i megafoni che diffondono gli annunci in tutto il carcere di Shawshank, mette su un disco e fa ascoltare a tutti i condannati una musica. Morgan Freeman, che è tra i reclusi di Shawshank, ascolta questo suono e dice: non so cosa dicessero quelle due donne che cantavano e non mi importa neanche saperlo. Quello che so è che probabilmente dicevano qualcosa di così bello che non poteva essere detto con le parole. Per chiunque abbia un po' di dimestichezza con la musica, la particolarità di questa scena sta nel fatto che quello che Tim Robbins fa ascoltare agli altri detenuti è il duetto tratto dalle nozze di Figaro fra Susanna e la contessa. Che soave zeffiretto! Chi conosce le nozze di Figaro sa benissimo che dentro quella musica non c'è nulla di particolarmente magico. Quelle due donne stanno mettendo in atto una beffa ai danni del conte di Almaviva. Quindi non c'è niente di così poetico, niente che non si potesse davvero dire a parole. Fatto sta che è vero che la magia delle voci femminili che si intrecciano nell'aria, che diventano altro, che diventano asemantiche, per le quali appunto è impossibile a volte captare la parola che viene detta e quindi è soltanto importante il suono che viene prodotto, è un'esperienza unica al mondo che sa di libertà, appunto come era avvenuto per questi carcerati di Shawshank. Questa stessa magia ci sarà regalata dalla voce di Linda Campanella, accompagnata da Loris Orlando e dagli Archi all'Opera. Linda Campanella canterà per noi Beethoven, ma probabilmente possiamo fare qualcosa di bello per noi stessi, possiamo dimenticarci le parole che Linda Campanella canterà per noi e lasciarci andare soltanto alla magia di questa voce che esprime qualcosa di così bello da non poter essere detto con le parole.